Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a far mia la vita per fiat supremo. Voglio essere il tuo eco nel diffondere su tutto l'amore divino e chiederti per tutti il tuo regno. Mio Dio, ti do nel mio volere. Dal Libro di Cielo, volume 16, 15 luglio 1923. Stavo pregando fondendomi tutta nella Santissima Volontà di Dio e con qualche dubbio nella mente di ciò che il mio dolce Gesù mi va dicendo su questo Santissimo Volere. E lui, stringendomi a sé con una luce che mi gettava nella mente, mi ha detto: figlia mia, la mia volontà è principio, mezzo e fine di ogni virtù. Senza il germe della mia volontà non si può dare il nome di vera virtù. Essa è come il germe alla pianta, che dopo che ha sprofondato le sue radici sottoterra, quanto più profonde, tanto più alto vi forma l'albero che il germe contiene. Sicché prima c'è il germe, questo vi forma le radici hanno la forza di far sprigionare da sottoterra la pianta, e come si sprofondano le radici, così si formano i rami, i quali vanno crescendo tanto alti da formare una bella corona, e questa formerà la gloria dell'albero, che scaricando abbondanti frutti formerà l'utile e la gloria di colui che ne gettò il germe. Questa è l'immagine della mia Chiesa,
Il germe è la mia volontà, in cui nacque e crebbe. Ma per crescere, l'albero ci vuole il tempo. E per dare il frutto in alcuni alberi ci vuole la lunghezza dei secoli. Quanto più preziosa è la pianta, tanto più tempo ci vuole. Così l'albero della mia volontà, essendo il più prezioso, il più nobile e divino, il più alto, ci voleva il tempo per crescere e far conoscere i suoi frutti, sicché la Chiesa ha conosciuto il germe e non c'è santità senza di esso. Poi ha conosciuto i rami, ma sempre intorno a quest'albero si è girato. Ora deve conoscere i frutti per nutrirsi e goderseli, e questo sarà tutta la mia gloria, la mia corona è di tutte le virtù e di tutta la Chiesa. Ora, qual è la tua meraviglia che invece di manifestare prima i frutti del mio volere li ho manifestati a te dopo tanti secoli? Ma se l'albero non si era ancora formato, come potevo far conoscere i frutti? Tutte le cose vanno così. Se si deve fare un re, non si incorona il re se prima non si forma il regno, l'esercito, i ministri, la reggia. All'ultimo si incorona. E se si volesse coronare il re senza formare il regno, l'esercito, eccetera, sarebbe un re da burla. Ora la mia volontà doveva essere corona di tutto, compimento della mia gloria, da parte delle creature, perché solo nella mia volontà la creatura può dire tutto ho compiuto. Ed io, trovando in essa compiuto tutto ciò che voglio, non solo le faccio conoscere i frutti, ma la nutro e la faccio giungere a tale altezza da farle sorpassare tutti. Ecco perciò amo tanto ed ho tanto interesse che i frutti, gli effetti, i beni immensi che ci sono nel mio volere e il gran bene che l'anima riceve col vivere in esso siano conosciuti. Se non si conoscono, come si possono desiderare? Molto meno possono nutrirsene. Se io non facessi conoscere il vivere nel mio volere, che cosa significa? I valori che contiene, mancherebbe la corona della creazione alle virtù e la mia opera sarebbe un'opera scoronata. Vedi dunque quanto è necessario che tutto ciò che ti ho detto sul mio volere esca fuori e sia conosciuto. Ed anche la ragione per cui tanto ti sprono a te, e come a te sembra che ti faccia uscire dall'ordine degli altri, facendo conoscere questi e le grazie dei fatti dopo la loro morte. A te invece permetto, anche vivente, che ciò che ti ho detto sul mio volere sia conosciuto. Se non si conosce, non sarà apprezzato né amato. La conoscenza sarà come il concime all'albero, che farà scastagionare i frutti, dei quali, ben maturati, si nutriranno le creature. Quale sarà il mio e il tuo contento? Bene, iniziamo con questo testo, la meditazione di questo nuovo volume del libro di Sant'Iceo, il 16°, che abbraccerà un arco temporale di circa un anno, da luglio del 1923 a giugno del 1924. Qui di nuovo Gesù comincia, ha voluto che questo nuovo volume cominciasse con una illustrazione dei beni della Divina Volontà e di quello che dovrà causare nei singoli e nella Chiesa la sua conoscenza e soprattutto il suo regno, e insistendo particolarmente ancora, è cosa che Gesù fa frequentemente, sulla conoscenza e sulle conoscenze. Questo è un tema abbastanza importante che non meditiamo mai abbastanza e che per estensione possiamo applicare anche a tante realtà che noi viviamo. Nella Bibbia si legge che il popolo di Dio perisce per mancanza di conoscenza. Credo che, se non vado errato, sia un testo profetico.
E noi sappiamo che la materia conoscenza, per quello che riguarda la nostra vita cristiana, ha immediatamente a che fare con la fede. Perché la fede, che è cosa diversa dalla fiducia, dalla confidenza e dall'abbandono, che tuttavia sono fondamentali e importanti nella vita cristiana, ma la fede è una forma di conoscenza certa, divina e soprannaturale. Ed è solo sulla base di quella conoscenza che si può orientare la vita secondo Dio. Se preferiamo, si può tendere alla santità, chiamiamolo come vogliamo. Perché se manca la conoscenza, noi non possiamo fare assolutamente nulla. Questo è vero nelle cose banali, empiriche. Ed è vero nelle cose grandi. Facciamo un esempio proprio sciocco. Per acquistare un prodotto, io quel prodotto lo devo conoscere. Allora, ecco perché oggi la regina del mondo è la pubblicità. Perché? Perché se io non ho mai sentito parlare di una cosa bella, utile, interessante, tutto quello che vogliamo, non mi verrà mai in mente di andarla a comprare. Semplicemente perché non so che esiste. Guardiamo i problemi inerenti alla fede, no? Io oggi pomeriggio farò un nuovo incontro biblico sullo splendido Vangelo di San Giovanni, che è tutto imperniato sul primato della fede. Tutto. Attenzione che San Giovanni è l'apostolo, detto anche il teologo, quindi è colui rappresentato dall'Aquila, che è andato molto a fondo del mistero di Dio, no? Nel Vangelo di San Giovanni l'unico peccato che si può commettere, è evidente che è cosa che va spiegata e interpretata, è non credere in Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, a un certo punto dice, colui che ha mandato Gesù Cristo. Ma chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede in lui è già stato condannato, no? La vita eterna è conoscere te, è una conoscenza. E noi come possiamo conoscere Dio? In questa vita, dato che non lo possiamo vedere, non lo possiamo sentire, non è oggetto che in qualche modo è percepibile da noi. Come lo possiamo conoscere? Attraverso la rivelazione. E la rivelazione come diventa nostra? Attraverso la fede. E cosa dice San Paolo? Da cosa nasce la fede? Dall'ascolto. Fides ex audito. E che cosa ascolti? Delle informazioni. Delle informazioni. E che cosa ti danno queste informazioni? Delle conoscenze. Ora, c'è un testo molto bello che è scritto dal Cardinal Sarà, che poi scrive, come dire, respirando all'unisono dentro proprio la quintessenza della vita e della sana e santa tradizione con la T maiuscola della Chiesa, no? Quel testo che si chiama Ormai si fa sera, il giorno giunge al declino, dove lui dedica ampie considerazioni al fatto, riprendendo anche come dire, le considerazioni di tanti papi degli ultimi tempi, che questo nostro secolo, questo nostro tempo così triste, così grigio, è tempo caratterizzato da una immensa crisi di fede. La gente non ci crede più. Noi vediamo gli effetti di queste cose, no? Facciamo subito una serie di esempi. Perché dentro le chiese ci stanno i mercati, prima, durante e dopo la messa? Perché la gente non ci crede. Si è perso il senso che la chiesa è un luogo sacro, che è la casa di Dio, che dentro il tabernacolo è presente sostanzialmente Dio, non una sua rappresentazione simbolica. O questo non c'è più, perché altrimenti è evidente che se io entro a casa di una persona, che posso mettere a fare gli affari miei? Dovrò essere una persona educata, insomma, no? Comportarmi in maniera rispettosa di una casa del proprio. Figuriamoci che dentro una casa di Dio, se quella è la casa di Dio,
e io vado a trovare lui, io vado a casa di Dio per parlare con lui, non per parlare con i miei simili, oppure per parlare di lui, o per ascoltare parlare di lui. Ma non c'è altro da fare in chiesa. Ma se si perde la percezione e la fede del fatto che la chiesa è la casa di Dio, ecco tutto quello che succede. E ti ritrovi dove mi trovo io, una chiesa turistica che per far capire semplicemente ai turisti arrembanti che non è possibile fare il giro della chiesa facendo il finimondo, chiacchierando tra loro e senza nessun freno, insomma, come se stessero in un museo, uno deve fare fatica. Ma quella povera gente si capisce che di fede non ce n'ha più niente, l'unica cosa che sa dirsi, si dice qualcosa, ah bravo che fai così, cacci la gente dalla chiesa e così scappano tutti e non viene più nessuno. Questa è l'unica cosa che so buoni a dire, spesso e volentieri, ma questo, senza evidentemente essere permalosi o fare gli offesi, è un'altra spia del nulla che c'è dietro purtroppo tante coscienze. Ma perché si trasgredisce? Perché non si cura affatto il precetto domenicale? Perché ci credono che Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia? Ci credono che la messa è la rinnovazione del sacrificio della croce? Ma vogliamo andare oltre? Ma ci credono che Gesù Cristo è Dio veramente? D'accordo? Ci credono che la Chiesa, questa tanto vituperata e massacrata Chiesa, per quanto possa apparire, come dire, tribolata, a volte proprio in ginocchio davanti a un mondo che non cessa di, a volte anche purtroppo non mancando nei pretesti, di massacrarla e di giudicarla, ma che ci crediamo nella sua origine divina, nel fatto che le porte del ferro non possono prevalere. Ma guardiamo tanti funerali, ma ci crede la gente che esiste la vita eterna? Ma non solo che oltre alla vita eterna esiste pure la dannazione. Ci si crede che non è la stessa cosa aver vissuto una vita di un santo oppure la vita di una persona lontana da Dio, e che quando muore, sì, va bene, c'è la divina misericordia, ho capito, ma sarà la stessa sorte quella di una persona che è vissuta per una vita con una montagna di peccati e che si è riconciliata al termine dell'esistenza? Sarà uguale la vita eterna di questa persona rispetto a quella di uno che per una vita ha servito il Signore, ha obbedito alle sue leggi, non ha mancato una messa per tutta la vita, non ha mai detto una bestemmia, e senza fare chissà che cosa? Sarà la stessa cosa, noi pensiamo? Noi non possiamo pensare a sentimenti, perché la fede ha delle cose da dire, queste cose, cioè che non è la stessa cosa, per esempio, è stato detto da fior di concili, d'accordo? Cioè che il grado di gloria che abbiamo nell'altro mondo è proporzionato ai meriti che abbiamo acquisito in questa vita, punto, d'accordo? Perché in Dio misericordia e giustizia sono la stessa cosa. Quindi non è affatto, cioè, la stessa cosa vivere una vita da santo, vivere una vita lontana da Dio. Non è la stessa cosa rimanere fedeli a un matrimonio anche quando ci sono grandi croci, anche grandissime croci, anche grandissime difficoltà, tradimenti o cose di questo genere, e fare le valigie e andarsene per conto proprio e rifarsi una vita. Non è affatto la stessa cosa, non lo è. Allora è chiaro che se la fede muore, ma la fede deve essere, come dire, concepita appunto come patrimonio di conoscenze, conoscenze che l'unica caratteristica che hanno è che non sono evidenti, e quindi io le faccio mie in forza dell'autorità di chi le ha rivelate, che è il nostro Signore, e in forza della Santa Chiesa che è nella prima custode, che le promulga e che ce le insegna e che ce le propone come verità rivelate. Ma non è la stessa cosa, come dice San Paolo, il giusto vive di fede, scrive lui, no? Che cosa significa? Significa che in tutte quante le scelte che ha e che fa è orientato dalla fede. C'è una persona che, per esempio, deve andare in vacanza, d'accordo? Se è un cristiano, è chiaro che la prima cosa che si informerà è se c'è stata una chiesa almeno tale da potermi consentire di andare a messa la domenica, almeno. Se è una persona che ama molto il Signore, che ha l'abitudine di andare a messa tutti i giorni, si informerà se sarà possibile reperire una chiesa dove voglia andare a messa tutti i giorni, e se no cambio posto di vacanza, no? Non è che non è obbligatorio andare in un posto X, ma questo lo si fa quando? Se c'è la fede, d'accordo? Cioè, ora, ecco perché Gesù insiste tanto sulle conoscenze.
Perché, e che cosa dice? I frutti, gli effetti, i beni immensi che ci sono nel mio volere e il gran bene che l'anima riceve col vivere in esso siano conosciuti. Dice Gesù in questo brano, per questo io, cioè generalmente lui faceva tante storie, anche tante rivelazioni con i santi e dopo la loro morte le rendeva pubbliche, d'accordo? Per evitare insomma che ci fossero inconvenienze. No, con lui si è fatto un'eccezione, dice no, a te permetto pure vivente che ciò che ti ho detto sul mio volere sia conosciuto, perché è talmente importante, talmente urgente, talmente prioritario che va bene fare questa eccezione. Quindi, perché se uno non si rende conto, non capisce, cioè questo successe anche a me, l'ho raccontato tante volte, insomma, i primi tempi che sentii parlare di Luisa Piccarreta, della Divina Volontà, io ho la impressione, dico, che, quali grandi scritti dovranno essere questi, insomma, quando che, cioè, tutti quanti lo sanno, insomma, che la volontà di Dio è la cosa più importante e che si diventa santi soltanto facendo la volontà di Dio. C'è bisogno di scrivere 36 volumi. Che cosa avranno di così particolare? Sì, saranno una lunga predica sull'importanza del fare la volontà di Dio. Per carità, sottoscrivo, sono d'accordo, ma che sarà mai? Ecco, questa è l'impressione, diciamo così, normale, no? Ma qui Gesù non si limita semplicemente a ribadire che dobbiamo fare la volontà di Dio, d'accordo? Questo lo si sa da un pezzo, no? Gesù stesso nel Vangelo dice: io sono sceso, sono venuto dal Padre non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. E quindi i miei discepoli vivranno come me e quindi cercheranno di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi questo lo sappiamo, ma qui c'è qualcosa di più. C'è qualcosa che va oltre. E Gesù lo spiega, d'accordo? È un processo, come dire, per consentire anzitutto di iniziarne a parlare e poi di capirci qualcosa e poi di comprenderlo e poi di accoglierlo e poi di viverlo, che è durato secoli, non è durato una settimana. Perché? Perché c'erano necessarie tutta quanta una serie di requisiti previ, tra cui per esempio la fede, cioè se una persona non è ben formata nella fede divina e cattolica, normale, ma come farà a comprendere alcune cose di questo mondo? Non le comprenderà. Gesù usa un termine negli scritti, cioè non ci capirà un H, perché è possibile, d'accordo? È impossibile. Cioè se io devo andare all'università, io devo aver fatto le scuole elementari, le scuole medie, le scuole superiori, non posso andare all'università senza sapere né leggere né scrivere. È possibile, d'accordo? Non è un problema di, è proprio un problema proprio ineludibile, cioè ovvio. Allora, questo perché non dobbiamo mai dimenticare. Ed ecco perché la meditazione quotidiana, ed ecco perché io esorto, insomma, chi desidera imparare a vivere in questo mondo, la lettura quotidiana, basta anche solo un brano al giorno, così come un brano lo si medita, ma occorre farlo con costanza, con regolarità, con perseveranza. Gesù fa l'immagine dell'albero, no? L'albero della mia volontà. Questa è un'altra legge fondamentale che tante volte ricorre anche in questi scritti, che è una legge sia della vita spirituale in generale, sia della vita cristiana, ma anche della vita umana ed anche della vita della divina volontà. Cioè un albero, qui Gesù fa questa immagine, come nasce un albero? Tu devi prendere un germe, cioè un seme, e devi nasconderlo sottoterra, tutte le parabole evangeliche, no? Il granello di senapa, l'albero che cresce da solo, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che questo germe nascosto nella terra affonda le radici, d'accordo? Deve mettere delle buone radici e poi comincia a spuntare. Prima che cosa spunta? Spunta un qualcosa di quasi impercettibile, poi comincia a vedersi uno steletto, poi una pianticella, poi cioè, immaginiamo da quando pensiamo agli alberi, i grandi alberi, no? Quelli maestosi, i cipressi, le querce, insomma, io tante volte ho raccontato gli esempi che a me piacciono tanto, questi alberi,
No, ne acquistai uno quando nella precedente parrocchia c'era un amplissimo, diciamo, giardino, e ne acquistai uno che non era un germe, d'accordo? Era già un alberello giovane, ma già formato, insomma, di un paio di metri. Ma io è rimasto 5-6 anni lì, è cresciuto un pochino, ma prima che quello diventara una quercia maestosa, non sono un botanico, ma passeranno gli anni. Io non l'ho potuto vedere, insomma, nonostante che l'avessi piantato col desiderio un giorno di vedere quella bella e maestosa quercia. Ci vuole il tempo. Ci vuole il tempo e ci vuole il tempo è una cura costante. Ecco perché nella vita cristiana in generale, nella vita spirituale in generale e per entrare nel mondo della Divina Volontà in particolare, se c'è una cosa assolutamente imprescindibile è la costanza e la perseveranza. Cose tanto importanti che nella Sacra Scrittura, precisamente nel Salmo 119, nella bocca di Dio, attraverso questo salmo, viene messa questa espressione: detesto gli animi incostanti. Un'espressione forte, certamente, no? Che evidentemente va decodificata, no? Quindi, ma l'incostanza è cosa detestabile agli occhi di Dio, perché se non c'è questo, siamo rovinati. Ma questo noi lo vediamo in tutte le cose, anche della vita umana, no? Abbiamo parlato di lauree prima, cioè una persona che arriva a conseguire la laurea ha dato prova di costanza, perché per arrivare a conseguire la laurea devi studiare 20 anni, devi superare una montagna di ostacoli, no? Cioè, studiare per 20 anni, cioè, è una fatica, insomma, non è una cosa normale, no? Per farsi una buona famiglia, per costruire un buon matrimonio, ancora una buona preparazione. Per crescere un figlio, per fare dei figli, insomma, occorre del tempo strutturarlo. Può anche fare 9 figli in una famiglia, ma fare 9 figli ci metterà 20 anni, perché ci sono dei tempi strutturali, a meno che non faccia uno un parto, cioè plurigemellare. Questo è fondamentale, questo qui. Allora, goccia dopo goccia, appunto, giorno dopo giorno, istante dopo istante, ora dopo ora, minuto dopo minuto, quindi camminando con la costanza, con la perseveranza, e tutte le mattine faccio l'atto preventivo e tutti i giorni cerco di fare una bella fusione con l'atto di fusione e tutti i giorni cerco di fare gli atti attuali e tutti i giorni cerco di fare le piccole fusioni e tutti i giorni cerco di fare qualche giro e tutti i giorni cerco di fare, di osservare per quanto possibile, per quanto conosco la volontà di Dio, di adempiere bene i miei doveri, di ascoltare le ispirazioni, di fare sempre un buono screening, di cercare di mantenere il contatto aperto con il Signore, di cercare di comprendere quello che mi chiede nell'istante presente, di imparare ad ascoltare la voce della coscienza quando mi ammonisce, quando mi avverte che questa cosa sarebbe meglio non farla, meglio farla quell'altra. Tutte queste cose qui, in continuazione, con fedeltà, con costanza, con perseveranza, non fa niente che uno ogni tanto dice: ma però mi sembra, vai avanti, sii costante, sii perseverante. Ricorda bene l'immagine che oggi Gesù ha fatto. Cioè, la Divina Volontà è venuta come coronamento di 2000 anni di storia. E attenzione, sarà patrimonio, questo lo dice Gesù, e non può essere altro che così, sarà patrimonio della Chiesa. Questa non è, come dire, una spiritualità di qualche singolo o di qualche elite, d'accordo? Perché sarà patrimonio della Chiesa, perché la Chiesa vive della e per la divina volontà. L'espressione che Gesù usa, la mia volontà è principio, mezzo e fine di ogni virtù, di ogni vera virtù. Anche perché una virtù sia vera, quindi vera significa autentica, e vissuta e praticata con rettitudine di intenzione, quindi solo per amore di Dio, per la sua gloria e per il bene del prossimo, è necessario che sia radicata nella divina volontà. Principio, mezzo e fine di ogni virtù. Cosa significa? Principio significa che non esiste virtù che non sia radicata nella volontà divina, perché è la volontà divina la fonte di ogni perfezione, di ogni virtù.
mezzo, perché è attraverso la divina volontà che io posso praticare le virtù. E qui ricordiamo anche che tanto più ci uniamo alla divina volontà, quanto più la pratica delle virtù diverrà più facile, più agevole, più spedita, più disinvolta, più costante, più frequente. E poi è il fine di ogni virtù, perché fine significa ciò a cui tende, ma la virtù tende alla santità, la virtù, l'esercizio della virtù serve a portarci alla santità, ma la santità è, come dire, l'attributo assoluto della volontà divina, perché Dio è tre volte santo e la santità si esplica esattamente nell'agire e nell'operare di cui la volontà è il principio attuativo, il motore. Ecco, quindi iniziando questo 16° volume ricordiamo queste tre cose che ci portiamo dietro da questa meditazione, no? Uno, l'importanza della conoscenza in generale e in particolare. Due, la gradualità che chiede la nostra costanza e il nostro impegno continuo, l'immagine dell'albero. Ecco. E tre, la pienezza di santità e di vita che la divina volontà può e vuole conferire sia ai singoli che alla Chiesa tutta intera, di cui costituisce la corona, come dice Gesù, e il patrimonio fondamentale. Bene, Santa Vergine Maria, affidandoci alla tua intercessione, ti chiediamo di ottenerci anzitutto quella luce particolare che ci faccia appunto comprendere bene la differenza e l'importanza di tutto ciò, ecco, che Gesù ci fa conoscere attraverso questi scritti, perché possa diventare il cuore della nostra esistenza e soprattutto in aiuto della nostra strutturale debolezza, ecco, tu possa aiutarci ad essere costanti e perseveranti in questo aureo cammino, senza mai né scoraggiarci né tantomeno voltarci indietro, non avendo mai nessun dubbio che questa via è la via aurea per antonomasia e che chi la percorre potrà portare soltanto che frutti immensi, come Gesù ci ha detto, di santità vera e feconda, di virtù vera e radicata, solida, fondata, autentica. Aiutaci e aiutaci anche a fare sì che oggi, questa giornata che ci si apre dinanzi, sia un tassello in più nella crescita verso la piena acquisizione della vita della Divina Volontà in noi e del suo dominio in tutto il nostro essere e il nostro operare. Per la Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.